entrare nel tecnico, registro che tutte le associazioni di giuriste o giuristi che si occupano di questa materia, AIAF, Camere delle Minorie, eccetera, eccetera, addirittura ci saranno delle manifestazioni in piazza, hanno espresso critiche radicali, lasciando stare il tecnicismo, sull'impianto di questo disegno di legge, che non è emendabile, che dice sostanzialmente tu ti devi tenere l'uomo che hai trovato, perché ritorna a un principio di indissolubilità sostanziale della famiglia. Perché se una donna che si vuole separare bisogna mettere come precondizione per chiederlo al giudice una mediazione obbligatoria, già una persona che è vittima di violenza domestica, dire vai in mediazione obbligatoria è una forma di violenza secondaria, con un primo incontro a pagamento e con una serie di incontri obbligatori. Qui vabbè, c'è un problema di costituzionalità, perché non si può mettere una precondizione preclusiva per l'accesso alla giurisdizione in materia di diritti fondamentali, ma a parte questo aspetto, è proprio l'impianto che rivela un'altra concezione della famiglia. Allora io non vorrei, chiudo veramente, che temi che devono essere condivisi, perché sono temi di civiltà. Se noi guardiamo le convenzioni internazionali, le assemblee dell'ONU che si sono svolte dagli anni 90 fino al 2016 a Milano, a tutela dei diritti delle donne, se leggiamo la Convenzione di Istanbul, se leggiamo la Direttiva Vittime del 2012, noi troviamo come queste forme di violenza debbano assolutamente essere condivise a prescindere dall'appartenenza politica, partitica. Io non vorrei che delle battaglie di civiltà che devono essere condivise diventassero delle battaglie politiche. Questo sarebbe la cosa peggiore per tutto quello che nel nostro piccolo abbiamo fatto in questi anni. Grazie.